sento la necessità di chiarire meglio la situazione geopolitica che vivevamo negli anni 80. Magari ci sono persone giovani che stanno guardando il video e che non hanno vissuto quei periodi. Voglio farlo inoltre perché credo che si possano dipingere perfettamente quelle realtà e rendere forse più comprensibili alcune situazioni. Allora, cominciamo. Il presidente degli Stati Uniti all'epoca, l'uomo più potente della Terra, come si suol dire, era Jimmy Carter, personaggio mediocre che non ha lasciato grande memoria nella storia. Jimmy Carter aveva un fratello di nome Billy che faceva affari con Gheddafi, che già allora, per gli Stati Uniti, era il nemico pubblico numero uno, una sorta di Saddam Hussein, di Osama Bin Laden dei periodi più recenti. La cosa non può andare avanti e la CIA prima convince il presidente a dire a suo fratello di smetterla con i suoi affari con la Libia e poi si mette in testa di eliminare direttamente Gheddafi, solo che non ci riesce. Questo evidente scontro tra Stati Uniti e Libia fa sì che Gheddafi si avvicini all'Unione Sovietica. Tutti i paesi del mondo in questo periodo iniziano a spendere un sacco di soldi in armi. Gli Stati europei fino al 5% in più del bilancio ogni anno. Pure noi, in quegli anni, impegniamo ingenti quantità di denaro per rimodernare i nostri arsenali. Il 6 ottobre dell'81 al-Sadat viene assassinato al Cairo durante una parata militare. Gli succederà Hosni Mubarak. In autunno del 1980 arrivano gli euromissili, 450 missili che gli americani ci chiedono gentilmente di schierare contro il nemico e noi li mettiamo a comiso, puntati contro la Libia. I russi nel 79 avevano invaso l'Afghanistan, ovviamente sempre per motivi di approvvigionamento petrolifero. Gli arabi chiedono l'intervento dei loro amici americani, che però vogliono evitare di esporsi in modo diretto e decidono, come rappresaglia, di non partecipare alle Olimpiadi di Mosca. Lo so, fa un po' ridere, ma cosa volete farci? Questo è quello che aveva pensato come mossa forte Carter. Però non gli si può neanche dare contro, perché dal punto di vista geopolitico gli americani non hanno mai contato così poco come all'inizio degli anni Ottanta. Non avevano in quel momento la forza di osare qualcosa di più. Figuratevi che alcuni studenti iraniani erano pure riusciti ad occupare l'ambasciata iraniana americana a Teheran. La terranno per poco più di un anno, dal 4 novembre del 79 al 20 gennaio dell'81. Ci vorrà Reagan per ottenere il rilascio degli ostaggi. Intanto la tensione monta sia in Corea che in Nord Africa. In Corea ti ammazzano un presidente e ammassano le truppe sul 45° parallelo. In Nord Africa invece si assiste ad una serie di colpi di Stato che sembrano infiniti. I libici sono accusati di provocare disordini in Tunisia e gli americani, i francesi e gli inglesi, con questo pretesto, ne approfittano per schierarsi contro i libici. Gheddafi a questo punto arriverà persino ad accusare i francesi di aver organizzato un attentato per ucciderlo, attentato a causa del quale lui resterà anche ferito. E quindi la tensione fra Libia e la Francia in quel momento è ai massimi livelli. I dissidi tra i due paesi riguardano principalmente il nord del Chad, che confina con la Libia. Su questa zona, ex colonia francese, ricca di uranio, Gheddafi avanza delle rivendicazioni territoriali, alle quali la Francia si oppone con grande decisione. Gheddafi appoggerà soprattutto militarmente i ribelli del nord del Chad, mentre i francesi, ma anche gli Stati Uniti, l'Egitto, il Sudan, lo Zaire, si metteranno in aiuto del governo centrale. L'interesse per l'uranio ciadiano dei francesi è evidente. Il fatto che la Libia riuscisse a prendere il controllo di quel territorio metteva in serio pericolo l'approvvigionamento di quel materiale tanto utile ad una Francia che aveva iniziato a scommettere pesantemente sull'energia nucleare. E noi italiani? E noi non possiamo restare a guardare. Per noi, la Libia, a prescindere da tutti i rapporti politici, è un partner commerciale favoloso. Ma siccome siamo italiani, non possiamo non accettare tutto quello che ci chiedono gli Stati Uniti. E quindi organizziamo una rete di spie costituita, udite udite, da imprenditori padovani che lavorano con Tripoli. L'obiettivo è rovesciare Gheddafi. E io non credo sia necessario dirvi come è andata a finire, ma cosa volete, ognuno ha gli 007 che si merita. L'Italia ha anche il desiderio, e questo è importante, di aiutare Malta ad affrancarsi proprio dalla Libia per cercare di sfruttare meglio i banchi di Medina, un basso fondale situato orientativamente a metà strada tra le coste libiche e quelle maltesi, ricche di petrolio. Il contratto di protezione di Malta verrà firmato alla Valletta dal sottosegretario Zamberletti il 2 agosto 1980, guarda caso, lo stesso giorno della strage di Bologna. Caso tutto questo? Non lo so.
Non lo so, ma il collegamento tra questi due fatti viene seriamente preso in considerazione. L'idea che si tratti di una serie di attentati attribuito al terrorismo di estrema destra, beh, circola da per parecchio tempo. La Francia in quel periodo annuncia al pianeta la costruzione della prima bomba N, la bomba che dovrebbe uccidere le persone e lasciare integri i palazzi. Strana bomba la bomba N, l'unica che non permette di lucrare sulla ricostruzione post-bellica. E infatti di quella bomba, nel giro di poco tempo, non si sente più parlare. Nel maggio del 1980 muore Tito e inizia in questo modo la disgregazione della Jugoslavia. Tito era il leader dei non allineati, era proprio quello capace di tenere in equilibrio Gheddafi. La Jugoslavia era inoltre il paese che faceva da sponda proprio con la Libia per la riparazione dei MiG russi della loro aviazione. Quando un MiG libico doveva fare delle manutenzioni, andava in Jugoslavia, passando proprio per l'aerovia Ambra 13, la stessa usata da India Hotel 870, sfruttando i buchi della nostra difesa aerea, buchi che magari erano stati riportati a Gheddafi proprio da ex militari italiani prepensionati che in quel periodo erano diventati istruttori privati dell'aviazione libica. Non è che per caso l'aereo che si era nascosto sotto al DC-9 era proprio uno di questi aerei? Ovviamente francesi e americani non possono accettare che noi permettiamo il passaggio di questi aerei nei nostri cieli. E guarda che non me lo sto inventando io il passaggio di questi aerei. Nel centro sismi di Verona questo movimento era perfettamente documentato e vengono pure indicati come causa principale di quello che accadde proprio quella notte ad Ustica. Certo, io ho qualche dubbio che uno stato estero possa avere poi il diritto di abbattere un qualsiasi aereo straniero, anche ostile, sopra il cielo di un altro paese. Sarebbe infatti una violazione della nostra sovranità nazionale. Insomma, Italia che teneva il piede in due scarpe, da una parte puntava i missili americani sulla Libia e dall'altra con quello stesso paese commerciava in armi. Lo so, non è una cosa nuova fare affari con il nemico, è dai tempi delle crociate che tutti fanno così, ma se sei un divano, se non tieni una posizione ben definita alla luce del sole, potrebbe anche capitare che se ti troverai in una situazione poco chiara, dove ci fanno le spese un gruppo di tuoi concittadini, poi fai un po' fatica a fare la voce grossa, devi adattarti, accettare tutti i compromessi, se non gli ordini, che ti vengono dati da tutti quelli che sono più forti di te, ossia tutti, se parliamo dell'Italia. 22 giugno 1980 si tiene a Venezia un G7 dove si dovrebbe parlare di economia, ma Carter si impunta e mette sul tavolo la non partecipazione alle Olimpiadi di Mosca. Oh ragazzi, lui ci aveva sto chiodo fisso. I tedeschi, quelli dell'Ovest naturalmente, accettano, francesi e inglesi no. Gli italiani fanno due conti e capiscono che senza gli americani, senza i tedeschi, beh, magari si porta a casa un po' più di medaglie e noi ci mandiamo comunque degli atleti, ma attenzione, solo quelli civili, non quelli militari. A parte gli scherzi, alla fine saranno 65 i paesi che non parteciperanno, mentre 15 decideranno di partecipare, ma sotto la bandiera olimpica. Questo massiccio boicottaggio porterà all'Unione Sovietica 195 medaglie, di cui 80 d'oro, e alla Germania dell'Est 126 medaglie, di cui 47 d'oro. Noi quadruplichiamo il numero di ori dell'edizione precedente e ci piazziamo al quinto posto, dopo l'Unione Sovietica, la Germania dell'Est, la Bulgaria e Cuba, il miglior risultato di un paese occidentale. Quando Carter torna a casa da quel G7, promulga una legge che obbliga alla leva 3 milioni di americani. Era dai tempi del Vietnam che non succedeva una cosa del genere. Ma perché? Cioè, perché gli USA hanno bisogno di un esercito così grande? Di solito gli basta quello suo, quello professionale. Aveva forse per caso Carter pensato ad una nuova guerra per la quale avrebbe avuto bisogno di così tanti soldati? E se voleva fare una guerra, ma dove la voleva fare? Se ci mettiamo dentro a questo discorso anche che in Egitto gli Stati Uniti stavano costruendo a tempo di record una base aerea per i Phantom, beh, insomma, credo che la risposta alla domanda sia abbastanza ovvia. E noi, ripeto, siamo lì in mezzo, dato che per portare degli aerei dagli Stati Uniti all'Egitto si passa prima da Ramstein in Germania e poi ci si rifornisce a Sigonella e poi si arriva al Cairo. Avete capito quindi che in una situazione come questa, il Mediterraneo diventa centrale. In quegli anni, in quei mesi, in quei giorni, c'è traffico sui nostri cieli. E arriva il 16 marzo del 1989. La commissione peritale voluta dal giudice istruttore Vittorio Bucarelli consegna la sua relazione. È un missile. Ma queste certezze durano poco. A un anno di distanza, quei due di quei cinque periti si dissociano dal rapporto finale e sostengono le tesi di una bomba a bordo. E le indagini tornano al punto di partenza.
Riassumiamo un attimo e per farlo usiamo l'istruttoria del giudice priore. C'è un ingorgo sull'Appennino. Un aereo militare si mette sotto il 19 per nascondersi ai radar. C'è una forte attività volativa sopra Aponza. C'è un aereo che si stacca dal 19 e altri due che ne attraversano la rotta in un punto esatto in cui l'aereo esplode. Si trova tra i rottami dell'aereo un salvagente americano in superficie e un serbatoio supplementare di un caccia in fondo al mare. La NATO dice che per 3 ore e 45 minuti a cavallo del momento dell'incidente tutti i velivoli militari volavano a trasponder spento. Un ricognitore americano effettua alcuni passaggi sul punto di caduta un'ora prima dell'arrivo dei nostri soccorsi. Si trova poi sulla SIA un aereo libico caduto in una data non certa ma sicuramente molto vicina a quella del disastro. Il voice recorder, da lui sappiamo che era un volo tranquillo, sembra addirittura che in cabina ci fosse pure spazio per qualche barzelletta. Sappiamo che avevano trovato una turbolenza e che li avevano costretti a portarsi a 23.000 piedi. Sappiamo che dopo l'impatto il motore di destra si è staccato e mezzo secondo dopo si è staccato pure l'altro. Poi sappiamo che è stata creata una forte decompressione, a questo punto si deve essere staccata l'ala, poi si apre in due la fusoliera, la coda a questo punto riesce a superare il resto dell'aereo e l'aereo inizia a precipitare e a perdere la sua copertura. La sequenza di questi avvenimenti che vi ho appena narrato la possiamo evincere dall'ordine con cui abbiamo trovato i resti dell'aereo sul fondo del mare. Il materiale trovato in mare suggerisce sempre di più la presenza di aerei americani. Ci si ricorda della portaerei Saratoga che era ormeggiata al porto di Napoli e quindi alcuni giornalisti contattano l'ammiraglio James Flattery, che all'epoca era il comandante della Saratoga, e gli chiedono se i radar della portaerei avessero per caso visto qualche cosa. L'ammiraglio risponde che si stavano effettuando dei lavori di manutenzione sui radar e l'unico funzionante era tenuto basso. Ammette comunque che i tecnici radar avevano riferito che il traffico aereo era abbastanza sostenuto quella sera a sud di Napoli. Peccato che questi registri non sono mai arrivati nelle mani degli inquirenti. Consegnati al comando statunitense di terra, se ne sono perse le tracce. Ma non è l'unico tracciato che si è perso, come abbiamo visto. All'appello manca quello di Marsala, che è risultato distrutto o riscritto proprio la sera del 27 giugno 80, e manca anche il tracciato di Poggio Renatico e alcuni nastri del sito di Poggio Ballone. Che sfiga! La testimonianza dell'ammiraglio fa tra l'altro il pari con un'altra testimonianza di un ex militare americano, Brian Sandlin, allora imbarcato proprio sulla portaerei americana. Intervistato nel 2017 da Andrea Purgatori, ammetterà che la sera del disastro aveva visto due Phantom decollare carichi di missili aria-aria e atterrare poco dopo senza nessun armamento. Ricorda tra l'altro che il comandante Flattery aveva fatto un annuncio all'altoparlante nel quale ricordava e diceva che durante le operazioni di quella notte avevano dovuto abbattere due MiG libici che si erano dimostrati aggressivi. Guarda caso, in una puntata di Samarcanda di Michele Santoro del 1990 salta fuori la testimonianza di un poliziotto italiano che aveva dichiarato che sempre la sera dell'incidente, guardando fuori dalla sua finestra verso Ponza, aveva visto accendersi in cielo due luci come due stelle che avevano brillato per pochi secondi. Sandlin aggiunge che lui aveva deciso di parlare solo 37 anni dopo perché temeva per la propria vita, non poteva parlare finché era in servizio. Ma parliamo di questa trasmissione di Samarcanda perché le informazioni interessanti ne aveva scovate parecchie. Una è proprio uno scoop. Confronta i tracciati radar di Poggio Ballone, quello il radar vicino a Grosseto, vi ricordate, quelli trovati nel sottoscala? Li confronta con quelli di Marsala e scopre che questi secondi sono stati manomessi. Questa è la traccia, è la rappresentazione della traccia Alfa Juliet 407 che è come è stata vista da Grosseto quella sera, secondo i documenti del sito radar di Grosseto che ho potuto vedere. Ecco, quest'altra traccia è sostanzialmente diversa da quella traccia rossa che è lo stesso aereo visto da Marsala. Perché noi continuiamo infatti ad avere sul video AJ-407, sì, perché i radar mantengono la sigla, cioè l'aereo potrebbe arrivare fino in Norvegia. E perché c'è questo spostamento, due tracce? Lo spostamento, diciamo, sul piano orizzontale è dovuto a un problema di collocazione del radar, ma comunque non è significativo. Quello che è importante è invece lo spostamento sul piano nord-sud. Sì. Ora, indipendentemente dalla lunghezza delle tracce, adesso dovremo vedere gli orari in cui sono stati individuati
cioè due punti, ecco, alle 18.37 l'aereo visto da Poggio Ballone si trova in quella posizione, in quel punto sul Mar Tirreno. Lo stesso aereo, alla stessa ora, cioè alle 18.37, secondo i nastri di Marsala, si trova in quella posizione, che grosso modo è 90 km più a nord. Cioè tu stai praticamente dicendo che o a Marsala o a Poggio Ballone qualcuno ha mentito. Vuol dire che o i nastri di Marsala sono falsi o sono false le trascrizioni di Poggio Ballone. Non può essere un errore 90 km. Inoltre, sempre nella stessa trasmissione, si intervista un ingegnere chimico che, dopo aver analizzato i sedili trovati in mare subito dopo la tragedia, conferma la presenza di tracce di esplosivo T4 che, guarda caso, è usato nelle testate dei missili aria-aria. Professor Malorni, lei è chimico, vero? Sì, io sono chimico. Come è entrato nella maxi perizia sulla tragedia di Ustica? Sono entrato insieme alla professora Campola per affiancare la perizia, la commissione peritale che era stata già precedentemente nominata per la ricerca di residui di esplosivi su dei reperti opportuni. Quali erano questi reperti? Questi reperti erano delle schegge e dei frammenti che erano stati rinvenuti negli schienali degli aerei ripescati in mare subito dopo la sciagura e che non erano stati precedentemente analizzati in nessun'altra delle perizie precedenti. Quindi diciamo che erano reperti freschi, non mai lavorati? Erano reperti non mai manipolati, ecco, diciamo. Freschi non direi perché erano passati già tanti anni, insomma. Voi avete trovato esplosivo sopra queste schegge? Noi abbiamo trovato, noi abbiamo esaminato 400-500 schegge prima di arrivare ad un risultato sicuro. Abbiamo dato due tipi diversi di esplosivi. Abbiamo dato un esplosivo che è noto come T4 e un esplosivo che è noto come TNT o tritolo. Io qui sul grafico vedo due picchi. I due picchi stanno a significare appunto la presenza delle due sostanze. Il picco, il primo picco, questo corrisponde alla presenza del tritolo, quest'altro picco qui corrisponde alla presenza del T4. Comunque i dati che lei ha portato sono secondo lei incontrovertibili? I dati che noi che abbiamo portato sono incontrovertibili. Ecco, allora, dato per scontato che si tratta di T4 e di TNT, di tritolo, che cosa fa pensare questo? A una bomba confezionata oppure a una testata di un missile? Visione personale, insomma, ritengo che la presenza dei contemporanei dei due esplosivi faccia pensare ad un ordigno di tipo militare. Poi ancora un'intervista al professor Romano, che aveva condotto delle autopsie sui cadaveri delle vittime, e gli chiedono cosa avesse trovato con queste autopsie. Radiograficamente poi si è visto in un corpo un corpo estraneo, metallico, che era penetrato in un corpo. Viceversa, radiograficamente non fu possibile vedere, perché trasparente era raggi X, pezzetti di plexiglass o altre cose che furono rinvenute nei cuscini e che poi furono rinvenute nelle due salme che io sottoposi ad autopsia previa esumazione. Ecco, praticamente in queste due salme lei trovò dei frammenti di plexiglass che probabilmente appartenevano ai finestrini dell'aereo. E certamente, perché l'unica struttura in plexiglass è che stavano a documentare che gli aveva spinto una forza che proveniva dall'esterno verso l'interno, ed è ovvio perché le persone stavano nell'aereo e il plexiglass è all'esterno dell'aereo, quindi se erano stati colpiti dal plexiglass è una forza che proveniva dall'esterno all'interno. E poi ancora conclude spiegando perché secondo lui l'ipotesi della bomba non stava in piedi. E le posso dire in due parole gli dati importanti per il medico legale furono questi. Uno, che ci furono diversi effetti lesivi di diversa intensità. Infatti noi siamo andati dalla frantumazione in ronchi a cadaveri abbastanza ben conservati, sia pure con notevoli fratture e lesioni di organi interni. Due, che nessuno di queste salme presentava tracce di ustioni esterne. Terzo, che nelle perizie fatte a Palermo nessuno presentava tracce né di ossido di carbonio né di acido cianurico nel sangue. Che cosa vuol dire questo? Ecco, tutto questo vuol dire che si deve escludere che ci fosse stato del calore, perché il calore avrebbe determinato le ustioni, e ci fosse stato l'incendio, perché i prodotti di combustione avrebbero sviluppato ossido di carbonio e acido cianurico. Che avremmo ritrovato appunto nel sangue? Che noi avremmo ritrovato nel sangue e che viceversa non sono state trovate. Allora, tutto questo porta a ritenere che non vi è stato un focolaio di esplosione interna, intendo per esplosione interna la cosiddetta bomba del linguaggio colloquiale, in quanto in questa ipotesi c'è un insulto meccanico, c'è una forte produzione di calore che lascia le ustioni
e poi generalmente si associano gli incendi. Inoltre in quella trasmissione si torna a parlare di vari aerei francesi che volavano in quel cielo quella sera, probabilmente provenienti dalla Corsica. Il 13 luglio del 91 l'indagine passa al giudice Rosario Priore. Una delle sue prime iniziative è quella di nominare la commissione Misiti per far luce sul disastro. Priore chiede di ripartire da capo senza tenere presente le risultanze delle indagini precedenti e quindi la commissione si reca all'aeroporto di Capodichino di Napoli, dove all'epoca erano custoditi i resti dell'aereo recuperato dalle Ifremer. Beh, si rendono conto immediatamente che non c'è quasi nulla. I reperti sono pochi, non catalogati e accatastati lì in un piccolo hangar. E Priore quindi decide di dare l'incarico a un'altra società, un inglese, la Wimpole, di completare il recupero del relitto. Non nutrono molte speranze, la Ifremer aveva dichiarato che era riuscita a recuperare tutto quello che c'era, ma la commissione Misiti, beh, ci vuole provare lo stesso. E scoprono, in fondo al mare, proprio dove la Ifremer aveva cercato, che c'è un sacco di roba, praticamente laggiù c'è ancora tutto l'aereo. Si inizia quindi questo nuovo recupero e si riportano tutti i frammenti in un hangar dell'aeroporto di Pratica di Mare, dove si riprocede alla ricostruzione del 19. Si trova in questa fase anche la seconda scatola nera, il Flight Data Recorder, che registra i dati di volo. Dall'analisi di questo strumento non emerge alcun dato utile a ricostruire la dinamica del disastro, se non la conferma che il collasso dei sistemi di volo fu violento ed improvviso. Fino a quel momento l'aereo era in volo livellato e tutti i sistemi di bordo erano perfettamente funzionanti. In pratica, cosa era successo? Che il distacco dei motori aveva causato un blackout che aveva tolto l'alimentazione a entrambe le scatole nere. Ma la confusione continua. Il 12 gennaio del 1992 l'esperto americano Chris Pontrow, incaricato dal giudice istruttore di svolgere una perizia sul relitto del 19, indica l'esplosione interna come causa più probabile del disastro. Quindi le due tesi, missile o bomba, a questo punto continuano a confondersi l'una con l'altra. Nel dicembre del 2001 viene proiettata alla 48esima mostra del cinema di Venezia il film Il mulo di gomma di Marco Risi. Il film prende di mira proprio l'aeronautica come maggior colpevole dei depistaggi e dell'impossibilità di arrivare alla verità. Anche in questo caso però l'arma eviterà di commentare, anche perché detto tra di noi c'è ben poco da commentare. Da una parte ai loro che insistono nel dire che in aria quel giorno non c'era nessuno e l'aereo è caduto per un cedimento strutturale o per una bomba della quale tra l'altro non trovi traccia. Dall'altra decine di perizi, testimoni NATO, intercettazioni telefoniche, tracciati radar e altre cose che ti dimostrano esattamente il contrario. Cosa ti metti a contestare? Stai zitto e aspetti che passi l'onda. Tanto lo sai che il popolo italiano ha la memoria del pesce rosso, basta aspettare un bel giro di boccia e si è dimenticato praticamente tutto. Il 15 gennaio del 1992, al termine di decine di interrogatori e confronti, il giudice Priore incrimina 13 alti ufficiali dell'aeronautica e li accusa di avere depistato le indagini sulla strage. Tra di loro vi sono i generali Lamberto Bartolucci, capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica, Franco Ferri, che era il sottocapo di Stato Maggiore, Zeno Tascio, capo del SIOS, e Corrado Melillo, capo del terzo reparto dello Stato Maggiore. Il reato ipotizzato nella comunicazione giudiziaria è quello di attentato contro l'attività del governo con l'aggravante di alto tradimento e di falsa testimonianza in relazione all'accusa di strage ipotizzata comunque contro ignoti. Tra il marzo del 1993 e il dicembre del 1995 intanto si continua a rimbalzare tra l'ipotesi bomba e missile. Il colonnello russo Alexei Pavlov, il consulente per conto dei familiari delle vittime Robert Sewell e i consulenti di parte civile di parte dell'Italia ritengono si tratti di un missile. Per i periti degli ufficiali dell'aeronautica inquisiti e per il collegio nominato dal giudice Priore si tratta invece di una bomba. Per questi ultimi potrebbe anche essere una quasi collisione in volo. Finalmente, alla fine del 1996, il presidente del Consiglio Romano Prodi e il vice premier Walter Veltroni ottengono la collaborazione del segretario generale della NATO Javier Solana nel reperire i codici necessari per decifrare i tracciati radar NATO, senza i quali le indagini non possono andare avanti. Arriva intanto la sentenza per il processo che coinvolgeva le cariche militari e tutte le accuse cadono. Il reato di alto tradimento verrà derubricato in turbativa. Non riferirono al governo i risultati delle analisi dei dati dei radar di Ciampino né le informazioni in merito al possibile coinvolgimento nel disastro di altri aerei.
Il reato però a questo punto derubricato è andato in prescrizione. Che sfiga. Ma nel caso dei generali Bartolucci e Ferri addirittura si arriva in Cassazione alla totale assoluzione perché il fatto non sussiste. Dice la sentenza che sostenere che accanto al DC-9, la sera del disastro, ci fosse un altro aereo significa compiere un salto logico non giustificabile. Tale ipotesi, dice la sentenza, è supportata solo da deduzioni, probabilità e basse percentuali, ma mai da una sola certezza. I due generali non potevano quindi, secondo il giudice Antonio Capiello, omettere di comunicare al ministro della difesa ciò che probabilmente gli era ignoto. Insomma, le varie perizie che vedono aerei accanto al DC-9 vengono di fatto bollate come teorie prive di ogni valore. E qui mettiamo una cosa che continueremo a osservare fino ai giorni nostri. La giustizia penale ha un comportamento completamente diverso da quella civile. Se la prima tende a non condannare nessuno, a non fornire sentenze precise, quella civile condanna e chiede risarcimenti. Nelle sentenze della giustizia civile, ad esempio, si parla spesso di un missile. Il 12 ottobre del 1994 la commissione Misiti consegna i risultati del proprio lavoro. È stata una bomba. Il missile è da escludere categoricamente. Però, se noi andiamo a leggere quella perizia, ci accorgiamo in quell'unica pagina di conclusioni finali, quelle che parlano della bomba, beh, queste vengono contraddette completamente dalle evidenze presenti nella perizia stessa. In pratica, a leggere la perizia sembra che tutte le prove riportate portano ad escludere la bomba, che però viene data come sicura nelle conclusioni. Inoltre si scorgono dei veri e propri disaccordi all'interno della commissione, disaccordi che fanno sì che i magistrati alla fine debbano considerare inattendibili tutte le conclusioni. Dicono i giudici che l'elaborato era affetto da tali vizi di carattere logico, da molteplici contraddizioni e distorsioni del materiale probatorio, beh, da renderlo inutilizzabile. Figuratevi che a due membri del collegio, Giovanni Picardi e Antonio Castellani, viene persino inviato in provvedimento di revoca dagli incarichi per infedeltà a causa di imbarazzanti intercettazioni telefoniche che li riguardava. Alla fine, due dei periti, Hedel e Casarosa, arriveranno perfino a dissociarsi apertamente dalle conclusioni dell'inchiesta. E Casarosa, tra l'altro, lo dice chiaramente al TG1. Ci sono parti della relazione che ho scritto io, dice, che vengono stravolte nella stesura delle conclusioni. Dice in uno speciale del TG1, ed è vero, di aver scritto che non esistono tracce primarie che avvalorino la tesi bomba. Ma non è solo una questione di contraddizioni all'interno del documento. Quelle conclusioni verranno contraddette dalla realtà dei reperti e contestate da altre perizie che non rivelano sui rottami del DC-9 Itavia, in particolare proprio nella toilette dove si diceva doveva essere stata collocata la bomba, evidenze di un'esplosione interna. Per Hedel e Casanova, la caduta dell'aereo è da attribuire ad una quasi collisione. I tre volumi della perizia che riguardano gli aspetti generali li ho scritti io, quindi so bene cosa c'è scritto dentro. E lì, in questi, io ho sostenuto questo, che l'ipotesi bomba, non esistono tracce primarie sul relitto di questa ipotesi. Il 16 giugno del 1997, tre esperti, Franco Donati, Roberto Tiberio e Enzo Delle Mese, consegnano a priori una perizia radaristica in cui è definita plausibile l'ipotesi di un velivolo nascosto nella scia del DC-9. È uno scenario attorno al volo civile più complesso di quanto non sia emerso dalla perizia del Collegio Misiti. Analizzano il tracciato del radar di Ciampino, dove si legge chiaramente la rotta del DC-9. È perfettamente identificabile il punto dell'ultimo segnale inviato dal transponder e il segno dei frammenti del DC-9 trasportati dal vento. In questo tracciato però sono presenti oggetti che non possono essere collegati al DC-9. Li vedete indicati come 17, 12 e 2B. Per l'aeronautica il 2B è un frammento in caduta. Poco importa se vada in direzione opposta agli altri e tra l'altro controvento. Gli altri, sempre dall'aeronautica, sono bollati come due falsi plot, cioè due errori del radar. Per gli esperti, quella sera sul Tirreno c'era sicuramente un intenso traffico di aerei militari e una portaerei in navigazione, anche se non si tratta della Saratoga, che abbiamo già detto varie volte, era alla fonda nel porto di Napoli. Però qualcuno sostiene che potrebbe essere la francese Clemenceau. Si scopre inoltre che
A tutti gli aerei militari che si muovevano nello spazio percorso dal 19 fu impartito l'ordine di spegnere il transponder che avrebbe consentito la loro identificazione. Se uniamo tutte le scoperte fatte su questi tracciati al fatto che Naldini e Nutarelli a bordo del loro F-104 avevano dichiarato l'emergenza generale proprio per il fatto di aver visto un aereo in manovra inusuale, beh, forse questa volta un piccolo cerchio lo chiudiamo. L'inchiesta del giudice Priore arriva alla fine dopo 9 anni di lavoro. Le conclusioni sono state che il 19 non era solo quella notte, ma non si riesce a capire chi fossero gli altri aerei presenti, ma soprattutto non si riesce a definire se quegli aerei avessero una responsabilità nella caduta del 19. Scrive però Priore che il 19 era stato abbattuto all'interno di un episodio di guerra aerea, guerra di fatto, dice lui, anche se non dichiarata. Sostiene nelle sue 5.400 pagine di sentenza di poter concludere in questo modo perché ha la certezza che intorno a quell'aereo vi erano altri aerei militari di altre nazionalità. Ed è duretta da digerire. Ammette ci potesse essere stata una battaglia nello spazio aereo italiano, e questo però avrebbe avuto delle grossissime ripercussioni di politica internazionale. L'Italia avrebbe dovuto ammettere di aver violato il proprio impegno con gli alleati, consentendo agli aerei libici di sorvolare lo spazio aereo nazionale clandestinamente. D'altro canto, gli alleati si sarebbero dovuti prendere la responsabilità di aver cercato di intercettare questi voli senza l'autorizzazione del governo italiano all'interno dello spazio aereo italiano. Priore afferma inoltre di poter escludere con più che sufficiente certezza l'ipotesi bomba. Certo resta il dubbio di cosa sia stato e soprattutto del perché sia accaduto. Non si può quindi, dice Priore, procedere in ordine al delitto di strage perché sono ignoti gli autori del delitto. Il giudice però conclude parlando di devastazioni documentali e sparizioni non casuali in esecuzione ad un preciso piano volto ad impedire ogni ricostruzione dell'evento dei fatti che lo avevano determinato. Ma torniamo alla nostra storia. Arriviamo al 1 settembre del 2003. Il leader libico Gheddafi, nel corso del discorso al paese, in occasione del 34esimo anniversario della rivoluzione libica, parla di Ustica e afferma che il 19 è stato abbattuto da aerei americani. Secondo il colonnello, gli americani credevano che in volo ci fosse lui stesso e volevano eliminarlo, ma sbagliarono bersaglio. Gheddafi sosterrà varie volte che la Libia, come l'Italia, è vittima della faccenda di Ustica. Io non dico che sia vero, ma se il leader di un paese come la Libia fa un'affermazione del genere, io mi aspetterei che il mio governo si muovesse per andare a chiedere conto di questa affermazione. Invece passano un paio d'anni e arriva uno studio di 2 studenti del Politecnico di Torino che ricostruiscono cosa sarebbe successo nel primo secondo dopo lo scoppio di un missile a distanza ravvicinata col 19. Questa ricostruzione combacia perfettamente con quello che è stato verificato nella realtà. Si sarebbe staccato prima il motore destro, poi il sinistro e via così. Niente da fare, si continua comunque sempre a pensare e a parlare di bomba. Come nella commissione Misiti, anche loro sostenevano questa tesi della bomba nella toilette. Il fatto che non si siano trovate tracce di esplosivo, perché nessun laboratorio nazionale e internazionale ne ha mai trovate, è da imputare alla permanenza del relitto sul fondo del mare. Insomma, l'acqua del mare avrebbe lavato via tutto. Io non sono un tecnico, ma faccio una semplice osservazione. Un terrorista riesce a mettere una bomba con un timer nella toilette del 19 per farla esplodere ad una certa ora dopo il decollo. Aereo però a 2 ore di ritardo, su un volo che dura 1 ora, quella bomba sarebbe dovuta esplodere prima del decollo, a meno che non mi si dica che la bomba era stata fatta esplodere manualmente dal terrorista sull'aereo. Però anche qui sono scettico perché intanto nessuno che sostiene la teoria della bomba ha mai suggerito questa modalità. E secondo, la lista dei passeggeri che non suggerisce che ci fosse nessuno che potesse sembrare un terrorista. Però questa è una mia idea, un mio pensiero e lo dovete dimenticare immediatamente. Intanto, il 25 giugno del 2006, il relitto del 19 viene trasferito dall'hangar dell'aeroporto romano di Pratica di Mare a Bologna. I resti dell'aereo verranno disassemblati e riassemblati nel Museo della Memoria dell'ex deposito Zucca in via Saliceto a Bologna. E qui entra in scena un altro personaggio, l'ex presidente della Repubblica, Francesco Cossiga.
Cossiga, a questo punto della storia, non è nuovo a richiami e interventi che hanno come soggetto il disastro. È dal 1988 che ha l'abitudine di ricevere i familiari delle vittime in occasione dei vari anniversari. Fa di tutto per far vedere che lui vuole la verità e la vuole subito. Si erge a paladino in difesa del ricordo di queste vittime innocenti di una strage ingiusta e ingiustificabile. Non perde occasione di far sapere a tutti che lui sta facendo di tutto per spronare le istituzioni alla ricerca della verità. Attenzione, che questo Francesco Cossiga non è un omonimo del Presidente della Repubblica in carica in quel 1988 e quindi, secondo la Costituzione, capo delle Forze Armate. Non è un'altra persona rispetto a chi era Presidente del Consiglio in quel giorno del 27 giugno dell'80. Guardate che è la stessa persona. Un vecchio arnese della politica italiana che si rende conto che lo scandalo del disastro di Ustica potrebbe travolgerlo da un momento all'altro e quindi lui gioca d'anticipo. Dal 1990 in poi il suo modo di fare il Presidente della Repubblica poi cambia, da mite marionetta si trasforma nel picconatore e da quel momento è un fiume in piena che ogni tanto straripa. Nel decennale della strage arriva persino ad affermare che nel 1980 il governo era stato fuorviato e che lui stesso era stato raggirato, usa queste parole, sono accuse gravissime che meriterebbero di essere approfondite, ma cosa volete? Era Cossiga che disparate ne faceva così tante che ad un certo punto non sapevi mai se prenderlo sul serio o far finta di nulla. È il Presidente della Repubblica, ma lo trattano come un vecchio arterio sclerotico, come quella volta che poi veramente ha esagerato e riesce a mettersi in difficoltà da solo. Sempre nel decennale della strage invita il Comitato per la Verità e si lascia scappare la tesi del missile. E ovviamente questa cosa va subito su tutti i giornali. Insomma, alla fine si trova a essere un po' vittima del suo protagonismo. Ma arriviamo poi alla fine del suo mandato presidenziale e tra il 2007 e il 2008 inanella una serie di tre dichiarazioni che questa volta non passeranno inosservate. La prima è a Radio Rai, nella quale, parlando della strage di Ustica, scagiona Libia e Stati Uniti. Dice di sapere chi è stato a lanciare il missile contro il 19. È stato un aereo di un paese NATO che però non può rivelare. Sono convinto sì. Che l'aereo è stato abbattuto da un aereo di un paese NATO che non nomino e che ha puntato male il missile. Nella seconda, a Paolo Borrella, il 25 gennaio del 2007, dove ancora non dice qual è il paese responsabile, ma parla apertamente di un attentato fallito da parte di una delle potenze NATO ad un aereo che si riteneva portasse il colonnello Gheddafi che doveva recarsi in Jugoslavia. Ma il nostro servizio segreto militare, il SISMI, dice Cossiga, guidato dal generale Santovito, lo avvertì Gheddafi che poteva essere oggetto di un attentato. E per quanto riguarda Ustica, io credo che sia stato un attentato fallito da parte di un aereo delle potenze NATO, né italiano né americano, ad un aereo che si riteneva portarsi il colonnello Gheddafi. La realtà è che il colonnello Gheddafi doveva recarsi in Jugoslavia, ma il nostro servizio segreto militare, il SISMI, guidato dal generale Santovito, lo avvertì che poteva essere oggetto di un attentato. Per avere la conferma da Cossiga di chi ha lanciato il missile, dobbiamo aspettare il 19 febbraio del 2008, quando l'ex presidente della Repubblica rilascia un'altra intervista, questa volta a Giampiero Marrazzo, dove accusa direttamente i francesi di essere gli autori della strage. L'aereo francese si sarebbe messo sotto il 19. Per non essere intercettato dal radar dell'altro aereo. Dell'aereo libico che avrebbe dovuto trasportare Gheddafi. Esatto, che stava rientrando con Gheddafi. A un certo punto lancia il missile. L'aereo francese lancia questo missile per sbaglio volendo colpire l'aereo di Gheddafi. Esatto. Però intanto la gente si è abituata a Ustica, resterà sempre un mistero, non se ne parla quasi mai ad eccezione degli anniversari. Normalmente un piccolo servizio al TG negli anniversari annuali, qualche speciale un po' più lungo alla scadenza dei 5, dei 10 anni. Come l'8 maggio del 2010, nel 30° anniversario della strage, celebrando al Quirinale il giorno della memoria per le vittime del terrorismo e delle stragi, il presidente Napolitano tuona che nella strage di Ustica, oltre ad intrecci eversivi, ci furono anche intrighi internazionali che non possiamo oggi non richiamare, insieme con opacità e di comportamenti da parte di corpi dello Stato ed inefficienze di apparati e di interventi deputati all'accertamento della verità.
Oppure, sempre Napolitano, durante la celebrazione del 31esimo anniversario, quando invia un accorato appello alle famiglie delle vittime, nel quale si ribadisce che nonostante fino ad ora le investigazioni e i processi non abbiano portato all'individuazione dei colpevoli, non deve venire meno l'impegno convinto di tutte le istituzioni nel sostenere le indagini. Vaglielo tu a dire a quelle persone nelle istituzioni che non hanno fatto altro che remare contro tutti i tentativi di arrivarci a quella verità. Ma forse, ripeto, ormai ci siamo abituati. Ci sono in ballo interessi più grandi di noi, non sapremmo mai la verità. Cosa vuoi farci? Da noi in Italia funziona così. E poi ci facciamo pure prendere in giro noi dai francesi. Nel giugno del 2010 il portavoce del Ministero degli Esteri, Bernard Valeroux, rispondendo a una domanda di un giornalista dell'ANSA in merito proprio al caso Ustica, afferma che non appena le autorità italiane ci invieranno una rogatoria, noi siamo pronti a collaborare pienamente. Ci mette circa una settimana l'allora ministro della giustizia Alfano a inviare 4 rogatorie internazionali a Stati Uniti, Francia, Belgio e Germania. La Francia risponde dicendo che le attività volative sul sito di Solenzara quella notte erano cessate alle 17. Ci sono poi però delle testimonianze che sono differenti in questo senso. Il colonnello dei carabinieri Nicolò Bozzo, allora braccio destro del generale Dalla Chiesa, e suo fratello si trovavano in quei giorni proprio a Solenzara, in ferie. Si trovano a 2 passi dalla base e dicono che in realtà i voli dei caccia francesi la notte del 27 giugno erano andati avanti fino alle 2-3 di notte. Questo si accorderebbe perfettamente con quello che si diceva nella trasmissione Samarcanda del 90, nella quale, se vi ricordate, si era parlato di grande traffico francese. Eppure con quello che aveva dichiarato Fulvio Martini, allora direttore del SISMI, sempre nel 90, relativamente al fatto che alcuni paesi alleati, tra cui la Francia, potevano aver mentito sulla presenza di aerei. Afferma Martini che se esiste un missile, esiste un aereo che lo lancia e un radar che lo guida. I soli paesi che usano questa tecnologia nel Tirreno sono USA e Francia. Gli americani intanto continuano a sostenere che i radar della Saratoga non hanno visto nulla, smentendo di fatto l'ammiraglio Flatley. Non solo, ma la confusione, se si tratti di missile o di mancata collisione, io anche posso capirli. Nessuno riesce oggi veramente a dare una risposta relativa alla dinamica dei fatti. Ma io pensavo che l'ipotesi bomba, a questo punto, fosse stata definitivamente archiviata. No. Ci pensa il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Carlo Giovanardi, a riproporre l'ipotesi bomba nella toilette di coda. Credo sarebbe il caso di ricordare a Giovanardi che venne fatto anche un esperimento. L'Italia fornì una toilette identica a quella che vengono installate nei DC-9, dove è stata fatta esplodere una bomba con caratteristiche simili a quelle indicate appunto dai periti che sostengono l'ipotesi della bomba. I risultati furono incontrovertibili. Il danno procurato con questo esperimento era assolutamente non paragonabile a quello che si evidenzia sui resti del DC-9 esploso a Ustica. Ma in quella trasmissione Giovanardi fece alcune delle sue figure peggiori, confuse il Sudan con il Chad, fece risalire il disastro di Lockerbie al 1992 invece che al 1988 e attribuisce tra l'altro a Cossiga delle frasi non veritiere. Si trova contro in quella trasmissione praticamente tutti gli ospiti in studio che cercavano di fargli notare i palesi errori che stava inanellando. Lui urla al punto tale che il conduttore Oliviero Bea chiede alla regia di abbassargli il microfono. Alla fine il buon Giovanardi, non sapendo più che pesci pigliare, è costretto, cosciente della figuraccia di palta appena fatta, a lasciare lo studio prima della fine della trasmissione. Ragazzi, Giovanardi, cosa potete pretendere? Uno che invece parla in modo chiaro e diretto, almeno in questa situazione, è Giuliano Amato, che parla direttamente di un golpe da parte dei vertici militari per nascondere la verità. Subito, in difesa delle forze armate, partono Ciriaco De Mita della DC, Giovanni Spadolini e Ugo La Malfa del Partito Repubblicano. De Mita, tra l'altro, ne approfitta anche lui per riproporre la tesi bomba, che tanto non fa mai male. E intanto lo Stato si trova comunque a pagare i danni ai familiari delle vittime che qualcosa riescono ad ottenere con la loro decennale perseveranza. In queste sentenze c'è qualcosa di diverso. Il 22 ottobre del 2013 la terza sezione civile della Corte di Cassazione dispone un nuovo processo d'appello per valutare la responsabilità dei ministeri della difesa e dei trasporti nel fallimento della compagnia Itavia. Nella sentenza della Suprema Corte si conferma che ad abbattere il DC-9 fu un missile o una mancata collisione e che le indagini furono depistate. La giustizia civile, quindi, ha raggiunto delle certezze alle quali la giustizia penale non è riuscita ad arrivare.
Il Tribunale di Palermo, infatti, in due distinte sentenze, condannerà i Ministeri della Difesa e dei Trasporti a pagare un totale di circa 17 milioni di euro a 36 familiari delle vittime. L'anno scorso Giuliana Cavazza, la presidente dell'Associazione Verità per Ustica, ha chiesto di desecretare alcune carte a firma del colonnello Stefano Giovannone, capo centro del SISMI a Beirut tra il 73 e l'82. Dovrebbero trovarsi in queste carte degli elementi decisivi per fare chiarezza, carte classificate segretissime. La richiesta verrà negata perché le notizie in quelle carte arrecherebbero un grave pregiudizio agli interessi della Repubblica e quindi il governo prolungherà il segreto di Stato per altri 8 anni. Ma allora cos'è successo in quei cieli quella notte? Nessuno lo sa ancora. L'ultima inchiesta aperta è del 2008 ed è ancora in corso. Però ormai credo di poter dire che le cause dell'incidente a questo punto si possono ridurre a due. La prima è quella ormai nota del missile sparato da un caccia straniero che mirava ad intercettare probabilmente un MiG libico che si era nascosto sotto la pancia del DC-9. La seconda, l'abbiamo accennato, è la cosiddetta quasi collisione, che invece mira a dimostrare che quell'aereo nascosto, trovatosi praticamente intercettato da altre caccia, abbia accelerato molto rapidamente superando il DC-9. Questa manovra ad alta velocità avrebbe generato un'inversione dei carichi di portanza sull'ala causata dal sommarsi della velocità dell'aereo alla velocità del sorpassante, che con i suoi post bruciatori avrebbe generato dei fortissimi vortici di scia che avrebbero deformato l'ala verso il basso, che è il movimento opposto a quello suo abituale, spezzandola. In questo secondo scenario è possibile che gli aerei che sono passati attraverso la rotta del DC-9 pochi secondi dopo veramente non abbiano visto nulla. In questa dinamica prenderebbe valore anche la frase di uno dei controllori di volo di Marsala pronunciata la notte del disastro alle 20:58. Ve la ricordate? Quello che diceva che l'aereo sembrava avesse messo la freccia per superare, quello del canguro. A me però a questo punto porta poco a sapere cosa è successo. Il disastro del DC-9 di Ustica è una tragedia umana immane che mi fa star male ogni volta che ci penso. Mi fa star male anche il fatto di sapere che qualcuno nel mio paese, qualcuno che aveva il potere di farlo, si è invece adoperato per anni per far sì che la verità non venisse a galla. Intendo dire che se anche l'inchiesta in corso arrivasse alla verità, se anche si sapesse perfettamente e senza dubbi che cosa è successo quella notte, e magari anche chi realmente abbia causato la caduta dell'aereo, il fatto che ci siano persone, istituzioni che hanno taciuto per 40 anni, mi fa male esattamente come pensare alla tragedia di quelle 81 persone innocenti. Da questo punto di vista, sapere se è stato un missile, una bomba, un cedimento strutturale, una quasi collisione, diventa un dettaglio tecnico che non può far dimenticare che qualcuno si è messo in mezzo perché la realtà non venisse fuori. È stato un lungo racconto, me ne rendo conto, ma è stato necessario perché stiamo parlando di più di 40 anni di storia dove si sono susseguite tante inchieste, moltissimi processi, infinite dichiarazioni, migliaia di servizi giornalistici e io volevo raccontarvi tutto in modo dettagliato. Se siete arrivati fino in fondo, siete stati veramente bravi e di questo vi ringrazio veramente. Spero che questi video possano almeno un po' tenere vivo il ricordo di questa immane tragedia. Un saluto a tutti. Ciao e alla prossima.